io ho smesso di studiare molto presto. Mio papà mi ha detto: benissimo, io non ti forzo, se vuoi smettere smetti, domattina ti presenti in officina, eravamo concessionari Lancia, fai il meccanico. Tuta e fai il meccanico. E così ho fatto per 2 anni e poi sono passato al collaudo. Quando mio padre mi ha detto: ora è ora che cominci a vendere le automobili, ho detto no, perché non vendo del mio e non mi piace. Perché io voglio lavorare nelle barche. E poi da lì è partita la Ferretti. Io ho una casa qui a Formentera e ho sempre molti amici, perché a me piace stare con gli amici. Questa è una barca che ha tanto spazio, poi c'è un po' di mio e va molto bene, va molto molto bene. Cercavo un motore che avesse la coppia di un benzina. E questo ha questo sistema del biturbina che è impressionante. Io non esco volta che ho qualche amico nuovo al quale faccio vedere l'accelerazione della barca. Volevo superare i 35 nodi. Non c'erano tanti motori di quella potenza con quel peso, perché purtroppo sappiamo che il peso conta, e quell'8LV della Yamaha è veramente molto leggero, e poi ha questa iniezione spaventosa. La barca è molto reattiva, per cui si ferma da 40 nodi, si ferma in pochi metri, ritorna a 40 nodi in pochi metri. E sono rimasto molto colpito da questo nuovo piede della Yamaha. L'unico piede col cambio idraulico. E questo fa la differenza, perché purtroppo quel clock clock che noi sentiamo quando si innesta la marcia, per chi ne sa di meccanica, è fonte di rottura. Prima o poi è fonte di rottura, perché è un rumore che in un cambio non ci deve essere. Io ho gli amici che, quando entriamo in porto, ho un ormeggio all'inglese qui a Formentera, sono uno dei pochissimi ormeggiati all'inglese, entro in porto e i miei amici li vedo che prendono la cima e tirano di poppo di prua perché la barca è un po' distante, e dico: no, non far fatica, faccio così, un colpo, ruoto un attimo il joystick e la poppa va contro la banchina, o la prua va contro la banchina. È di una facilità veramente esagerata. Cartello, in tutte le persone che io ho conosciuto sono state veramente molto efficaci. Io li conosco da lunga data, perché ho montato 700 Yamaha sull'acquariva, per cui 700, non uno. Cartello ci ha assistito in maniera esemplare, perché ci ha fatto dei disegni di installazione perfetti, è venuto a visionare la barca, poi ci ha fatto tutti i cablaggi già di lunghezza per i percorsi che avevamo deciso insieme da fare in barca, per cui non abbiamo dei rotoli di cavo in più che ci portiamo a spasso, e ci hanno seguito molto durante l'installazione. Sto ristrutturando un Bertram 28 dove monterò i 2 Yamaha. Una delle ragioni per cui ho deciso di montare quei motori lì è per il servizio che ho avuto su questi 3 qua. Per me il mare è vita. Avrei sempre voluto avere una casa con un fiumiciattolo che gli passa vicino per sentire il rumore dell'acqua. Per me il mare è indispensabile.